benvenuti alla trasmissione Figurinia, oggi ospiti a Cesarò. Cesarò è uno dei paesi che fa parte del Parco dei Nebrodi, una delle aree protette più belle e più grandi della Sicilia. Un parco che fa della biodiversità il vanto principale, perché andiamo da aspetti diversissimi a livello vegetativo e anche a livello faunistico. All'interno di questo territorio abbiamo modo di vedere diverse specie a livello vegetativo, che sono la quercia con tutte le sue sottospecie, il cerro, il leccio, la quercia da sughero e il faggio che è la parte meridionale di tutto il continente europeo, che cresce proprio sui Nebrodi a partire dalle quote intorno ai 1200 metri fino ad arrivare a 1847 metri, che è proprio un monte solo. Avete avuto modo di osservare anche i laghi, ce ne sono di diversi all'interno del nostro territorio, c'è il lago Maullazzo, il lago Biviere, che è l'unico lago naturale siciliano, c'è anche il lago Pergusa, però le caratteristiche sono molto diverse, il nostro è in un contesto ambientale unico, tutto circondato da bosco e popolato anche da diverse specie che stanno là tutto l'anno, di avifauna. Ci sono diversi altri aspetti importanti che sono quelli dell'allevamento. Parliamo di allevamento allo stato semibrado che si pratica da noi. E le principali razze allevate sono il suino nero dei Nebrodi, che è un nostro vanto perché è un animale che vive libero all'interno del territorio del bosco e si nutre di quello che il bosco produce, dalle ghiande al radice, un animale onnivoro. Oltre a questo c'è il cavallo sanfratellano, cavallo che si è ben adattato a questi pascoli poveri e che vive libero all'interno del territorio, anche se è censito perché è una razza ben riconosciuta, la razza proprio del cavallo sanfratellano. Tutti questi ambienti particolari sono collegati anche alle attività che sono attività escursionistiche. Attività escursionistiche che vanno dalle gite, chiamiamolo così, o escursioni in bici, ci sono dei gruppi proprio che si occupano di questo per promuovere il territorio, a delle escursioni di trekking a cavallo. Si utilizzano cavalli diversi dai sanfratellani perché sono dei cavalli che si adattano bene ad essere utilizzati per queste attività di trekking e di passeggio. Durante l'inverno c'è la neve, cosa alquanto particolare in Sicilia, ma se essendo in quota e da noi utilizziamo anche la neve, sfruttiamo diciamo così anche la neve, perché una delle attività che si pratica durante l'inverno è quella di sci di fondo, che viene praticata all'interno del nostro territorio attraverso i mezzi forniti dall'Ente Parco dei Nebrodi, dal Comune di Cesarò, è un'attività che è rivolta soprattutto alle scolaresche e a chi vuole fruire del bosco anche nella stagione invernale, una stagione che una volta era off limits. Altre attività che si possono praticare all'interno del nostro territorio, considerato anche l'altitudine particolare, una su tutte è quella che ci permette di osservare il territorio dall'alto, l'attività di parapendio che si può fare all'interno del nostro territorio. Oltre a questo c'è l'attività di canoa che si può praticare nei laghi che sono i laghi più alti della regione Sicilia, laghi in quota. Di nuova fruizione del territorio, perché da poco che si pratica all'interno del nostro territorio, è l'arrampicata sportiva che si può fare quasi direttamente in paese a Cesarò, perché c'è la Rocca Giannina, su quale proprio è nato Cesarò, che si può arrampicare con delle arrampicate seguite da istruttori, arrampicate sportive. Quindi diciamo che il nostro parco, il nostro bosco, il nostro paese è un paese per tutte le stagioni. Quindi veniteci a trovare, in ogni periodo avremo qualcosa da offrirvi.
Sport. Natura. Cibo e cultura. Cesarò, porta dei Nebrodi. Visita il sito www.turismocesarò.it. Troviamo sulla sperone della Rocca Giannina, nel castello del Duca Colonna, nucleo originario del paese a cui è annessa la chiesa di Santa Caterina. Importante sito storico perché da qui è possibile visitare e vedere tutte le chiese del paese. La Madonna delle Grazie, la Chiesa di Sant'Antonino, il Palazzo Zito, sede del Museo della Conoscenza dei Nebrodi, la Chiesa di San Calogero e la Chiesa Madre. Vi aspettiamo numerosi per i due importanti eventi del Comune di Cesarò, la festa del patrono il 18 giugno e il 21 agosto e la sagra del suino nero e del fungo porcino il secondo e il terzo fine settimana del mese di ottobre. A perdervi anche nei vicoli e nelle strade e nelle chiese del Comune di Cesarò, di cui io spero vi potrò accompagnare. Abbiamo un'associazione che da 5 anni abbiamo scoperto che si può lavorare il coppo siciliano in terracotta, leggiare. Praticamente noi lavoriamo un po' il legname, i mattoncini, la corteccia ricavata dal legno e facciamo un po' di presepi, facciate caratteristiche di Cesarò. Noi mettiamo passione in ogni cosa che lavoriamo e siamo orgogliosi di saper portare avanti questa situazione. Ci siamo trovati effettivamente a svolgere un pochettino la fantasia realizzata dall'artigiano. Oggi vi parlo dello strumento principe della tradizione siciliana, il friscaletto siciliano. Uno strumento molto antico che proviene dalla Rundo Donax, ossia bastone di legno, che è una canna comune che possiamo trovare in moltissimi posti qua in Sicilia. Da un trancio di canna ci viene uno strumento musicale a tutti gli effetti. Si parte dal trancio di canna, la lunghezza e il diametro interno determinano diciamo tutti gli altri componenti, quali la finestrella, il tappo, il canale di insuffiazione. Facciamo dei fori digitali agli strumenti non accordati e poi oggi usando degli oggetti tecnologici quali accordatori digitali riusciamo ad accordare lo strumento a 440 Hz, quindi un vero e proprio strumento musicale, fino all'accordatura finale che ti porta allo strumento finito.
E questo è il fiscaletto siciliano. Un'altra tra le attività legate alla cultura e all'artigianato cesarese oggi è anche la costruzione e l'elaborazione di tamburi a cornice o meno. Queste attività legate appunto al fiscaletto, alla creazione di gesteria o la creazione di fullizi, strumenti popolari. Oggi su Cesarò cerca di rivalutare anche la tradizione, quindi cerchiamo di fare dei progetti scolastici o turistici dove poter appunto mettere le mani in pasta e creare il proprio tamburo. E io mi presento, sono Giusy, Claudia, Maria. Noi siamo l'associazione Holiday Culture e Sapori Cesarò. La nostra associazione crea itinerari presso le aziende agricole e zootecniche con il fine di far vivere una giornata rurale e quindi abbandonare quelle che sono appunto il caos della città per immergersi una giornata insieme a noi nella nostra natura, una natura rurale circondata dai nostri animali, con il fine di farvi vedere anche la lavorazione dei prodotti che da essi si ricavano e anche la degustazione dei prodotti tipici locali nostri. Tendiamo a valorizzare le razze di bovini, ovini e suino nero dei Nebrodi. Questa che stiamo osservando noi oggi è la razza piperina pinzerita. La caratteristica principale di questa pecora è che ha il muso nero. A livello invece di bovini, la razza che è presente sul territorio è la vacca rossa. Quindi vi aspettiamo in maniera consistente, insieme a noi vivrete una giornata bellissima e indimenticabile. Stiamo tagliando la cagliata, già l'abbiamo già affettata precedentemente. La mettiamo nella pentolaccia, aggiungiamo un po' di sale, la mischiamo e aggiungiamo acqua calda. Aspettiamo che si assorba l'acqua, iniziamo a vedere che inizia la filatura. Inizia a prendere già la lucentezza. Notate che si spezza quando tiro troppo. Ok, già siamo pronti. Facciamo dei nodi. Facciamo delle palle. E già vediamo qua.
i risultati. Sono Gladia Guzmano, rappresento la società agricola Masseria San Pio, che si occupa dell'allevamento del suino nero dei Nebrodi e nella produzione di salumi di altissimo pregio. La nostra azienda nasce nel 2008 e, anche se è nata da poco, già fa parte del presidio Slow Food. I nostri sistemi di produzione prevedono l'allevamento allo stato semibrado in plein air, che questa tecnica consente non solo di mettere a centro il benessere fisico ma anche psicologico dell'animale. E all'insegna del prodotto a chilometro zero, oltre al pascolo naturale, vengono alimentati con cereali biologici prodotti da noi in azienda. I nostri prodotti sono il salame, dopodiché abbiamo la salsiccia con l'aggiunta soltanto di finocchietto selvatico. Dopo abbiamo la pancetta, che può essere stesa o arrotolata. Il lardo del suino nero dei Nebrodi viene conciato con erbe aromatiche e spezie che si trovano all'interno del parco dei Nebrodi. I nostri salumi vengono lavorati, trasformati e stagionati nello stabilimento Terre dei Nebrodi, che si trova nel comune di Galati Malmettino. Da 4 anni a questa parte, per far sì di valorizzare il mio prodotto, ho creato questo piccolo caseificio aziendale dove i miei prodotti li trasformo e cerco di valorizzarli un po' di più. E facciamo la lavorazione del latte, il latte di stamattina che abbiamo munto. Il siero che abbiamo messo dentro il pentolone, la guarara, viene fatto riscaldare. Dopo un quarto d'ora, 20 minuti circa, è pronto per aggiungere il latte. Viene aggiunto. Per far affiorare la ricotta abbiamo bisogno del rame di figo, perché il figo contiene un enzima particolare che fa sì che fa solidificare la parte grassa. Lavoriamo sia latte di vacca che latte di pecora, aggiungiamo dell'aceto bianco, che io utilizzo dell'aceto bianco per far affiorare il latte di vacca, perché il latte di vacca ha bisogno di una sostanza acida per far solidificare i grassi. Più cuoce, più schiuma inizia a fare. Questo qui è un segno che già è cotta. Un'altra fase che facciamo prima che affiora la ricotta è quella di togliere la schiuma che c'è nella racciata. Già la facciata inizia a prendere il colore della ricotta e anche il profumo si può sentire. Possiamo aggiungere l'agro alla facciata. Una classica frase che veniva detta ai tempi era: santo rumunno, ricotta fino al funno e augurato vuota tutto. Portiamo avanti la tradizione, ma con tanto sacrificio oggi. Dream of paradise.
sono Mazzurco Vincenzina. Comincio con la ricetta della nonna, che ai tempi si conservava il maiale sotto sale, ma penso perché non c'erano le comodità. E non si buttavano neanche le ossicine, e si faceva il brodo per fare una bella minestra di riso con il fenocchietto selvatico. Ho preso esempio dei nonni, della nonna paterna e della mamma pure, perché erano molto bravi. Il lardo di maiale, che non deve essere stagionato troppo, deve essere di primo sale. La salsiccia che mettiamo, i cavoli, la tuma, la ricotta fritta e unico piatto facciamo. Ho preso le mie reti, ho fatto la mia famiglia, ho iniziato questo lavoro nel 73 e sono qua ancora con i miei figli. E dopo aver assaporato con gli occhi i piatti poveri locali ma tanto ricchi di gusto della signora Vincenzina, ci perdiamo nelle campagne di Cesarò, tra i paesaggi incantevoli e la natura incontaminata del territorio nebroideo di Cesarò, alla ricerca di strutture turistico-ricettive che non possiamo non suggerirvi per trascorrere giornate indimenticabili all'insegna di attività all'aria aperta, paesaggi mozzafiato e buon cibo sano. Tra questi, l'agriturismo Lo Scudiero, immerso nella splendida vallata tra l'Etna e i Nebrodi, a ridosso del fiume Troina, posizione ideale e strategica per visitare l'area dei parchi del versante nord-est della Sicilia. Un'antica masseria che regala agli ospiti un soggiorno all'insegna del benessere, cortesia, cibo sano e gustoso e un vero contatto con la natura. Tante le proposte per chi ama l'avventura: equitazione, quad, fuoristrada, trekking, pesca sportiva, bay watching e tanto altro. Lo Scudiero, per una vacanza all'insegna del divertimento. Turismo Rurale Leanza. Un'antica dimora circondata dai campi e i panorami del Parco dei Nebrodi per godere di una tranquilla ospitalità in un ambiente familiare e amichevole, con l'opportunità di effettuare escursioni in fuoristrada, praticare trekking o cicloturismo in mountain bike o passeggiare a cavallo gustando antichi sapori e i prodotti tipici locali come il suino nero dei Nebrodi, il castrato, i formaggi e i salumi rigorosamente prodotti in zona. Turismo Rurale Leanza, dove natura, sapori, sport e avventura diventano vacanza.